Eccoci nella serata della avvento milanese tanti eventi, uno è quello di un hotel che inaugura uno spazio ristrutturato, un albergo oggi di quante stanze? Abbiamo 144 144 stanze, stanze e insomma siamo di fronte alla stazione centrale, stiamo parlando con Angelo Lariccia che è il direttore commerciale, direttore marketing del gruppo. E insomma questa sera è un'inaugurazione, quindi si festeggia, bella gente, bei cocktail eccetera, però questa struttura è in una zona competitiva, in una città che sta crescendo, dove voi avete visto nell'Expo uno spunto per ristrutturare e oggi per partire, diciamo, rinnovati e rigenerati con una clientela che sarà sia business che turistica probabilmente. Assolutamente d'accordo con te. Milano ormai da qualche anno che ha smesso i panni di essere solo una città business. I dati ufficiali Expo, certificati Expo XPR, hanno dimostrato che anche ormai il weekend a Milano, il venerdì e il sabato, sono tutti i giorni di weekend, registra un'occupazione e anche dei ricavi meno interessanti. Questo perché comunque Milano ha saputo concentrare e sviluppare tutti quelli che sono poi gli asset interessanti, sono food, fashion, furniture, comunque shopping, poi la musica, il teatro, quello che sia, e quindi comunque diventa assolutamente una città da vivere, non solo e non tanto con i weekend, ma l'abbiamo visto anche nei risultati che abbiamo presentato per i mesi di agosto e di luglio, dove i risultati sono assolutamente interessanti. E con questa struttura quali servizi offre, al di là dell'ospitalità di livello che un hotel sa dare in tutta Italia? Service significa che offre spazio, ovviamente, come dicevi tu, camere, sale meeting, quindi per eventi piccoli e medi, ristorante, lounge bar, American bar, quindi anche per spunti veloci. Questi, in questa logica, anche diciamo di sfruttare la vicinanza alla stazione centrale per quei clienti che magari hanno gli ultimi appuntamenti tardi alla sera, possono sfruttare gli spazi dell'albergo per incontrare un ospite, un cliente, una persona per poi ritornare a casa. Il ristorante fino a che ora è aperto? Il ristorante è aperto fino alle 11 di sera. Ecco, questo è aperto anche la clientela esterna ovviamente. Quindi c'è un nuovo indirizzo per mangiare bene vicino alla stazione centrale. Chi lo gestisce? Chi è lo chef del ristorante? Lo chef ce l'abbiamo qui, poi te lo presento, si chiama Marco, un ragazzo bravissimo, un ragazzo che fa pure una cucina italiana, rivisitata, un po' la cucina del territorio, ma rivisitata. E che cosa vi aspettate da questa nuova struttura? Questa struttura è in una zona, insiste in una zona vicina alla stazione, ma assolutamente protetta, perché è in una zona, un comprensorio dove non abbiamo macchine. Siamo di fronte al Palazzo della Regione Lombardia, quindi siamo in una zona assolutamente, diciamo, bella, piacevole, illuminata, sicura, quindi non c'è nessun problema di questo tipo. Non abbiamo tram, autobus e pullman, quindi non c'è assolutamente. Quindi anche tranquillo per dormire. È una struttura che si sviluppa su 17 piani, quindi dal terzo, quarto piano assolutamente. Qui c'è una terrazza, non ancora? No, non c'è una terrazza. La faremo la terrazza. Ed è una struttura che si pone proprio al centro della stazione centrale, e il New Business District di Milano, certo, che è Porta Nuova, quindi walking distance sia per la stazione centrale ma sia per tutti gli uffici nuovi della Porta Nuova. Prezzo medio di una stanza? Il prezzo medio ovviamente non esiste, nel senso che non esiste un prezzo minimo, ma siamo intorno ai 140-150 euro. Poi ci saranno offerte, come al solito, offerte, promozioni. E dove le possono trovare? Sul sito di un hotel? Unhotels.it. Perfetto, allora c'è un nuovo luogo, ci sono 144 stanze comode. Tutte suite. Tutte suite? Ah, magnifico, questo non lo sapevamo, tutte suite. Servite, wifi e tutti gli strumenti tecnologici. Quindi USB direttamente alla presa della corrente, quindi senza caricatore. Quindi un nuovo indirizzo nel cuore della città, uno arriva con il freccia rossa comodo, si appoggia, camere lavora. Femmine, camere molto grandi, 35 metri quadrati, quindi sono ideale anche per la clientela leisure, quindi per le famiglie. Certo. Quindi ha uno o due bambini che possono. Conosco bene la situazione. Bene, grazie della illustrazione della cosa, un hotel resort, il marchio lo vedete dietro, bar, ristorante, c'è tutto. Sale meeting, spazi bar, qualsiasi. Bene, in bocca al lupo, ce n'è bisogno, Milano ha bisogno di strutture nuove, ha bisogno di investimenti. Un hotel in Italia che cosa sta facendo oltre a questa ristrutturazione? Chiudiamo con questo. Un hotel in Italia ha 31 strutture su tutto il territorio nazionale, quindi andiamo da Milano,
giù fino in Sicilia, Siracusa, Catania, passando da Roma, Napoli, Bari, eccetera. Frontesa compagnia che da sempre è stata molto attenta al servizio, quindi mette sempre il cliente al centro delle proprie strategie, sia di marketing, sia commerciali che di vendita. E questo ovviamente, noi siamo contenti perché questo ci ha dato negli anni soddisfazione e riconoscimento da parte dei clienti. Grazie, buon lavoro. Grazie e a te. Provatelo, vale la pena.